Tra stradine, scalinate, portali in pietra, antichi palazzi, grotte profonde e suggestive, in un labirinto di angoli sorge il centro storico di Calitri, un caratteristico borgo dell'Irpinia, in cui si possono ammirare i resti delle antiche mura, le grotte scavate nella roccia e le abitazioni nate sulle rovine del suo castello. Sono Giovanni Melaccio, sono vice sindaco di questo paese Calitri, paese dell'Alta Irpinia, combinante con la Lucania, combinante ancora con la Puglia. Intorno al Novecento è cominciata a nascere qualche entità a livello manifatturiero e quindi a livello industriale. Disseminate nelle stradine tortuose del centro storico si trovano le numerose grotte in pietra utilizzate per la stagionatura dei salumi e dei formaggi di produzione propria. Giovani hanno sfidato quella che è la situazione nazionale, forse addirittura internazionale, per creare delle realtà produttive con oggetto la trasformazione di prodotti, diciamo, agricoli e di allevamento in prodotti finiti, raggiungendo in alcuni casi punte di eccellenza. Una di queste realtà si è contraddistinta notevolmente, tanto è vero che all'esposizione del Salone di Torino agroalimentare ha avuto il primo premio. Ci troviamo nell'azienda, nella grotta dei formaggi, dell'azienda D&D di Cecca di Roma. E questa è un'azienda che è nata recentemente partendo da un'intuizione di uno dei proprietari dell'azienda stessa. Cioè questo signore si è reso conto che poteva ottenere un prodotto di qualità seguendo una certa procedura nella lavorazione del latte. Quanto si è reso conto che il prodotto era buono, tirava, ha cercato di allargare i suoi orizzonti e quindi ha cercato di coinvolgere nella produzione di questo formaggio, di questo provolone, un poco tutti gli allevatori locali ai quali ha fatto la richiesta del latte che loro producevano, purché lo stesso latte fosse prodotto a determinate condizioni. Questo ovviamente per garantire la qualità del prodotto che veniva consegnato al consumatore. Ha avuto le sue certificazioni, come già dicevo precedentemente, quando ha partecipato a delle fiere internazionali, in particolare al Salone Agroalimentare di Torino, dove per ben due volte ha avuto il riconoscimento del primo premio. Quindi questo ha contribuito a lanciare notevolmente sul mercato il prodotto di questa azienda, cioè il cosiddetto caciocavallo calitrano. Qual è la caratteristica di questo caciocavallo? Ovviamente la stagionatura particolare che questo prodotto subisce. Cioè una volta che viene lavorato, cioè ottenuto dalla lavorazione del latte, il caciocavallo fresco viene immesso nella grotta. Questa grotta in particolare dove ci troviamo c'è una muffa che consente, dà al prodotto stesso un sapore particolare, un sapore tipico. La caratteristica di questa muffa qual è? Che una volta che il caciocavallo è giunto alla sua maturazione completa si stacca, se ne cade proprio e quindi il caciocavallo resta pulito. È chiaro che il tempo di stagionatura dipende un poco dal gusto del consumatore. La stagionatura in genere va da un minimo di un paio di mesi a circa due anni. Quindi è ovvio che man mano che aumenta la stagionatura, aumenta anche quello che è il grado di secchezza del prodotto stesso. È chiaro che a Calitri non si produce soltanto il caciocavallo o altro formaggio come questi che noi vediamo in grotta, la produzione anche dei salumi. Anche questi rappresentano dei prodotti particolari calitrani legati a quella che era l'economia contadina tradizionale. Salumi che tipicamente sono nati appunto dal fatto che ogni famiglia cresceva il suo maiale
dopodiché nel periodo invernale solitamente lo ammazzava e quindi lavorava le sue carni per produrre questi salumi. Oggi noi assistiamo, abbiamo a Calitri questi produttori, ci sono due realtà che veramente producono salumi con caratteristiche organolettiche ben definite e che sono accettate tranquillamente dal consumatore. Un'autentica perla dell'Irpinia, Calitri, un borgo che attraverso la sua storia, i suoi abitanti, la sua architettura, le sue tradizioni e i suoi prodotti, riesce a farsi amare da tutti coloro che, anche solo di passaggio, riescono a rimanerne sbalorditi e in alcuni casi anche ispirati per le proprie poesie.